Alleluia. Già il Signore ha confermato la parola che sento nel cuore di condividere con voi. E, attraverso la preghiera, attraverso la parola profetica. Apriamo le scritture in Romani. Capitolo 10. Alleluia. <coughs> State bene? Ma che siete troppo seri, dico? Io sto bene, io sono nella gioia del Signore. Alleluia. Preghiamo un momento. Padre, metto il mio spirito nelle mani del tuo spirito, Padre. Guidami tu e che siano le tue parole, i tuoi pensieri. Grazie, Padre. Amen. Amen. Romani, capitolo 10, versetto 8. Ma che dice essa? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Poiché se con la tua bocca avrai confessato il Signore Gesù e nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza, perché la scrittura dice chiunque crede in lui non sarà svergognato, poiché non c'è distinzione tra il giudeo e il greco, perché uno è il Signore di tutti ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Eh, questi ultimi giorni stiamo concludendo eh, l'anno della scuola biblica. E c'era una, una particolare lezione che, che normalmente insegno nell'ultimo blocco, e l'ho sempre inserito, ogni anno l'ho inserito e l'ho ritenuto parte di quello che noi crediamo. Eh, però ho avuto difficoltà, non vi nascondo, ho avuto difficoltà per come applicare questa parola uh, nella nostra cultura. E credo che il Signore mi abbia dato qualche illuminazione, io la voglio condividere con voi. Ehm, immaginiamo un po', immaginiamo. E, trovarci in un'altra nazione e, e ascoltare una predicazione o ascoltare qualcuno che parla in una lingua diversa e, e vogliamo capire in tutti i modi esattamente cosa si sta dicendo a me, almeno eh, viaggiando eh, per alcuni di voi che siete, in, siete stati in altre nazioni magari ascoltando altre lingue oggi non è che devi uscire tanto dalla nazione dal, dal nostro paese per sentire parlare persone di, di diverse lingue ma eh, vai a trovare qualcuno che ti possa interpretare per capire meglio cosa si sta dicendo eh, io spesso faccio il traduttore, quando ci sarà Papa Gil farò il traduttore e bene o male conoscendo entrambi le lingue riesco a, a trovare la parola giusta per, eh, per spiegare meglio il concetto che devo tradurre. Ma non vi nego che nelle varie culture, al bene o male, ripeto, io la cultura americana la so, la cultura italiana la so, e so come si, eh, si relazionano l'uno con l'altro. Eh, però, quando leggiamo la parola di Dio, la leggiamo secondo come il traduttore ha tradotto il Nuovo Testamento dal greco e l'Antico Testamento dall'ebraico. E anche aramaico se non sbaglio okay. e ovviamente si traduce quanto meglio possibile per farla capire nella nostra lingua però leggendo questa parola salvezza che molti dicono, molti studenti qua Soso. la parola, qual è la parola? Soso, okay. la parola salvezza. Eh, immaginate che il Vangelo di Gesù Cristo fosse predicato a noi oggi eh, e fosse usata sempre la stessa parola soso. Ovviamente, tu chiederesti che cosa vuol dire soso qualcuno un traduttore, ti traduce per come meglio possibile queste, questa parola, Soso, nella lingua italiana. Nella lingua italiana si può tradurre salvezza, ma si può tradurre anche, sal, cioè salvezza per che cosa? Salvezza dell'anima, salvezza del corpo salvezza dello spirito, ma salvezza di che cosa? Quindi quando il, la scrittura dice, usa il termine salvezza, nel nostro contesto si dice di una persona salvata, è salvato, ma se lo dici in, in un contesto greco, quella parola salvato potrebbero dire, ma che vuoi dire? Che, la sua, che i suoi peccati sono stati perdonati? Vuoi dire che il suo corpo è stato guarito? O vuoi dire che la sua anima è stata liberata? Che cosa vuoi dire? Mi state seguendo? Quindi è importante, è importante capire esattamente cosa volevano dire, cosa voleva dire lo scrittore all'originale. Nella lingua grega c'era solo un termine, una parola, per la parola salvezza. Ok? Però la salvezza per noi, noi usiamo tre termini, salvezza usiamo Salvezza dell'anima, eh? e quando si predica sulla salvezza, si intende dire che la salvezza è per la salvezza dell'anima, cioè il perdono dei peccati. Avete sentito mai predicare sulla salvezza? Che cosa ti dice il predicatore quando predica sulla salvezza? Che Cristo perdona i tuoi peccati. Siamo d'accordo? Però quando si dice la parola Soso, che all'originale è Soso, stai essenzialmente dicendo non solo che Gesù perdona i tuoi peccati, ma guarisce il tuo corpo e libera la tua anima dal tormento. Questo non l'abbiamo predicato. Uh, abbiamo separato... La salvezza, cioè il perdono dei peccati, la guarigione del corpo e la liberazione de, dall'oppressione, abbiamo separati e li, li abbiamo messi in, in tre sezioni diverse. Abbiamo detto che il Signore ci salva, ci guarisce e ci libera, ma tutte e tre sono soso. -so. Leggiamo alcuni passi di scrittura. Luca 7, 48, da 48 e 50. E questa è, parla della donna che unse i piedi di Gesù. Leggiamo dalla... 47, perciò ti dico che i, i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato, ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei, i tuoi peccati ti sono perdonati, allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù disse alla donna, la tua fede ti ha, ha soso. La tua fede ti associa, questo è il contesto del perdono dei peccati. Andiamo ad un altro passo di scrittura, Luca 8, versetto 43: 8, 43. E una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni aveva speso per i medici tutti i suoi beni senza poter essere guarita da alcuno, si avvicinò di dietro e toccò il lembo del suo vestito e in quell'istante il suo flusso di sangue si arrestò e Gesù disse, «Chi mi ha toccato?» Siccome tutti lo negavano, Pietro e coloro che erano con lui dissero, «Maestro, le folle ti stringono e ti premono e tu dici, chi mi ha toccato?» Ma Gesù disse, «Qualcuno mi ha toccato perché ho sentito...» che una potenza è uscita da me. Allora la donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante, gettandosi ai suoi piedi, gli dichiarò in presenza di tutto il popolo, per quale motivo lo, avevano, lo aveva toccato e come era stata guarita all'istante. Ed egli le disse, fatti animo figliola, la tua fede ti ha... Soso. Prima il perdono dei peccati, salvato, ma Soso? cioè pertinente alla, alla, al perdono dei peccati in questo contesto invece è la guarigione del corpo quindi è stato detto che Gesù ha compiuto un'opera completa ok quando Gesù è morto sulla croce e qui c'è il problema prima di andare oltre qui c'è il problema il problema è che eh, è facile considerare il perdono dei peccati perché tutto rimane nell'astratto. Il peccato non è un dolore al gomito o un dolore al fianco, okay? il dolore al fianco lo sentiamo, per cui la fede applicata verso il perdono dei peccati è molto più facile a, ad accettare. Gesù ti perdona. Alleluia, gloria a Dio, accetto Gesù Cristo, accetto il suo sacrificio, ma sappiate pure che quando il Signore dice io ti salvo, la sua parola, io ti soso. Sta dicendo con quella stessa virtù che è uscita per guarire questa donna, entra nella tua vita non solo per portarti salvezza, e lo vedremo in San Giacomo: non solo per portarti salvezza, ma anche per guarirti e per liberarti. Ho sfidato gli studenti a trovarmi un esempio nel Nuovo Testamento dove uno dei credenti, dopo essere stato, dopo aver ricevuto Cristo nel Nuovo Testamento, gli hanno scacciato i demoni. Io so che Satana viene del continuo per attaccare le vite dei cristiani, siamo d'accordo? Paolo stesso ha detto, Epafrodito. Dice lui stesso, dice, si sì, ammalò. Dice, e, e grazie a Dio, dice, arrivò anche vicino alla morte. Ma il Signore non ha permesso che io fossi angosciato ancora di più di quanto lo sono mentre sono in catene. Dice, ma il Signore lo ha liberato. E per questo lo sto mandando a voi. Quindi le malattie non è che non attaccano i cristiani. Satana è sempre all'attacco, però... La guarigione si ottiene in base, ora vi faccio vedere, si ottiene in base all'accettazione di un sacrificio soltanto, quello che Gesù ha compiuto sul Calvario duemila anni fa, quando ti ha perdonato il Signore. Quando ti ha guarito il Signore. Quando ti ha liberato il Signore. C'è un altro sacrificio? Sai e conosci di un altro sacrificio dopo quello di duemila anni fa? Non ci sarà quando Gesù ha detto: Scusate, quando Gesù ha detto è compiuto, non c'era più nulla da aggiungere al suo sacrificio una volta e per sempre. E il sì e l'amen di Dio: Io ho salvato completamente l'uomo, ho pagato il prezzo per l'uomo. Nell'interità, non una parte dell'uomo, ma per l'intera sua vita. Qual è il problema? Il problema è che noi abbiamo ricevuto salvezza al 30% perché abbiamo creduto che la salvezza aveva a che fare soltanto con il perdono dei peccati. Io vedo dalla scrittura... Che il giorno in cui il, il Calvario ha dato dimostrazione dell'amore di Dio, quell'amore di Dio non è stato limitato a solo il perdono del peccato, ma il suo corpo. Leggeremo il, il, Isaia 53, e tutto ciò dice: E piacque al Signore che lui passasse per tutto questo dolore a motivo del tuo dolore, del mio dolore, si è portato l'iniquità di tutti noi, dice, dice Isaia, si è, portato, si è addossato l'iniquità di tutti noi, dice, eppure noi lo stimammo colpito. E piacco al padre di fare così, ma se tu guardi la vita di Gesù e lo vedi lì appeso sul Calvario, è il suo corpo che ne soffre, non solo l'anima è uno spirito vessato, ma è il suo corpo che è insanguinato, che ha subito i cor corpi per i corpi perché? Perché tu ed io fossimo guariti. Per le sue lividure voi non sarete guariti, per le sue lividure voi siete stati guariti. Difficile a capire il perdono. Questo succede nell'astratto, ma il dolore che sento quando mi passa, quando mi passa e pensiamo di dover applicare una fede diversa, ma io vi dico che è la stessa fede, ci vuole la stessa misura della fede per credere che, come il Signore perdona i miei peccati, Egli ancora guarisce il mio corpo e mi libera da ogni oppressione satanica. Gesù mi ha liberato sul Calvario una volta e per sempre, ma ciò che il 30% 30% Signore perdoni i miei peccati quanti di noi abbiamo detto Signore perdoni i miei peccati alleluia abbiamo accettato quella parte voglio leggere un passo di scrittura andiamo avanti eh, a Luca 8 49 50 Mentre egli parlava ancora, questo è subito dopo che, che parlò della donna col flusso di sangue, mentre gli parlava ancora, venne uno dalla casa del capo della sinagoga e gli disse la tua figlia è morta, non disturbare il maestro. Ma Gesù udito ciò replicò, dicendo non temere, credi solamente ed ella sarà soso, soso. Aspetta, poi gli hanno detto, dice, non importunare il maestro. Lui poteva guarirla, ma ora è morta. Capire un concetto. Cosa mi libera dai peccati? Cosa mi lava? Diciamo il sangue di Gesù Cristo. Siamo d'accordo, è il sangue di Cristo che mi lava e mi purifica da ogni peccato. Levitico dice che la vita è nel sangue. La Zoe, chiamata all'originale Zoe, vita di Dio, è nel sangue dell'unigenito figlio. Allora... Il sangue di Gesù Cristo mi lava e mi purifica da ogni peccato. E perché c'è la vita? Perché c'è la vita nel sangue. Gesù dice a quest'uomo, non ti preoccupare, credi solamente e tua figlia sarà che cosa? Non disse risuscitata, disse sarà Sozo. Sozo. So so. Ho fatto questo, questo passo di scrittura per farvi capire che la guarigione, la liberazione e la salvezza arrivano a noi prettamente e solamente per la vita di Dio che riceviamo dentro di noi molti si avvicinano si accostano al cristianesimo e attraverso questo accostarsi vogliono in qualche modo riscaldarsi col cristianesimo ma io vi dico che ci sono molti morti nel dentro la casa del Signore perché ancora non sono stati investiti dalla vita di Dio dentro di loro che ha portato una trasformazione e non solo quando si sono alzati, quando hanno accettato, hanno detto sì Signore, entra nella mia vita e la vita di Dio ha portato non solo il perdono dei peccati, ma la guarigione e la liberazione completa. Mia nonna, la mamma di mia mamma, faceva il malocchio, era nelle magie, prima di conoscere il Signore. E il giorno in cui si convertì al Signore è stata istantaneamente non solo liberata da questa oppressione che lei sentiva, mia mamma mi diceva che era sempre depressa, sempre adirata, sempre arrabbiata, ce l'aveva con tutti e soffriva tanto fisicamente, ma in un istante la vita di Dio è entrata in mia nonna ed è stata salvata, cioè perdonata, ed è stata anche guarita all'istante ed è stata liberata da tutti i demoni. Alleluia, perché ancora c'è la, tanto lavoro da fare dopo che, dopo che le persone accettano Gesù Cristo? Perché c'è un 60%, un terzo, due terzi, scusate, che ancora la Chiesa non ha capito e non ha trattato. Se vai in Grecia e comincia a predicare in greco e tu dici alla gente Soso, loro cominciano a capire che Soso non fa solo per l'anima, ma fa per il corpo e fa per ogni altra cosa. Gesù ha compiuto un'opera completa. In tutti noi, alleluia. Vado avanti. Luca 8, 35, 36. La gente. Allora uscì. Qui sta parlando dell'indemoniato Gadareno. La gente allora uscì per vedere ciò che era accaduto e venne da Gesù e trov trovò l'uomo dal quale. Erano usciti i demoni seduto ai piedi di Gesù, vestito e sano di mente ed ebbe paura. Or quelli che l'avevano visto, l'accaduto, avevano visto l'accaduto, raccontarono loro come l'indemoniato era stato soso, soso. È stato salvato, è stato liberato dai demoni. Quella è la salvezza di Dio che entra in una vita e caccia via ogni oppressione demoniaca, ogni possessione. Scompare, via dal corpo. Ma sai perché abbiamo predicato 30%? Abbiamo il 30% di risultati. Io mi sono imporrò a me stesso di cambiare in questo modo voglio vedere le cose come li vede Gesù c'è un mondo che ha bisogno non solo di essere salvato e noi vogliamo che le anime vengano a Cristo siamo d'accordo ma io credo che hanno bisogno non solo di venire a Cristo ma di essere liberati e di essere guariti nel loro corpo abbiamo bisogno abbiamo bisogno alleluia andiamo avanti Luca 17, Luca 17, ora avvenne, versetto 11, ora avvenne che nel suo cammino verso Gerusalemme egli passò attraverso la Samaria e la Galilea e come egli entrava in un certo villaggio gli vennero incontro dieci uomini lebrosi i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo Gesù Maestro abbi pietà di noi. Ed egli veduti gli disse loro: Andate a mostrarvi ai sacerdoti. E avvenne che mentre se ne andavano furono mondati. E uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce e si gettò con la faccia a terra, ai piedi di Gesù, ringraziandolo. E questi era un samaritano. Gesù allora prese a dire: Non sono stati guariti tutti e dieci, ma dove sono gli altri nove? Non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio se non questo straniero. E disse a questi, alzati e va, la tua fede ti ha sostenuto. Alleluia. Abbiamo visto liberazione, abbiamo visto guarigione, abbiamo visto il perdono dei peccati. Questa è la vita di Dio che compie tutta quest'opera. Il nostro invito a livello cerebrale, cerebrale. La gente viene e cerchiamo con la nostra sapienza di portare anime a Cristo e di convincerli. Ma io vi dico, così si creano falsi convertiti. Alleluia! Chi sono i veri convertiti? Quelli che hanno la vita di Dio dentro di loro. Hanno, là, hanno avuto una visitazione da parte di Dio e la loro vita è stata trasformata. Si svegliano la mattina e, e hanno un proposito diverso quando c'è la tentazione di fare del male. No, non vogliono offendere questa vita di Dio che è dentro di loro. Vogliono far sì che la parola di Dio sia sempre onorata e che la propria condotta sia sempre lì a magnificare la persona di Gesù Cristo. E non offendere il suo carattere è qualcosa innato dentro un credente, perché sente la vita di Dio e sente anche la responsabilità. Perché oggi abbiamo questa, tutta questa discussione della grazia estrema che porta al libertinaggio oppure il legalismo che ci porta completamente ad essere intrappolati in, in, nei diversi sistemi? Perché tutto questo? Perché la vita di Dio non c'è dentro questi cristiani e sono falsi convertiti, eh, usano la grazia di Dio per portare avanti la loro libertà e il loro libertinaggio. Ma io dico un giorno questa grazia che è stata falsificata da molti, ne dovranno rendere conto a Dio. Ci vuole un miglioramento. Alleluia. Qui vediamo questi dieci lebrosi. Il Signore dice a uno che ritorna, vai, la tua fede ti ha assoso. Qui guarisce la lebra. Andiamo adesso in Marco 6. Mi state seguendo? Amen. Alleluia, Marco 6. Marco 6. 54. Alleluia. Dice, scesi dal, dalla barca subito, la gente lo riconobbe e percorrendo tutta quella regione all'intorno, incominciò, incominciò a portare i malati sui lettucci ovunque sentiva che si trovasse e dovunque egli giungeva: in villaggi o città o borgate. La gente metteva gli infermi sulle piazze e lo pregava di poter toccare almeno il lembo del suo vestito. E tutti quelli che lo toccavano erano Guariti, so so, venivano toccati. Ma che cosa usciva da Gesù che cambiava le persone? Dice, ricordate l'altra la, che abbiamo letto? L'altra storia della donna col flusso di sangue. Dice, ma Gesù dice, perché? Dice, qualcuno mi ha toccato. Non vedi quanta, quanta gente qua, vedi tutta questa folla che ti fa pressione. Come puoi dire qualcuno ti ha toccato? Certo che qualcuno ti ha toccato. No, no, qualcuno mi ha toccato, perché virtù. Qualcuno mi ha toccato con la sua fede, e virtù, qualcosa è uscito da me. Lo senti? Sì, sì, lo so. E molti toccano Gesù, e niente esce da lui. Io mi chiedo, Signore, quando io li tocco, tu da scaricare. Alleluia. Quando io ti tocco, quando tocco il tuo cuore con il mio canto, quando tocco il tuo cuore con la mia loda e la mia adorazione quando tocco il tuo cuore in preghiera, prostrato davanti a te, oh Signore, quando io mi alzo e quando comincio a dichiarare e proclamare il tuo nome, Signore, quando io voglio, quando io esalto il tuo nome, Signore, è lì che io voglio che tu dica, virtù è uscita da me, qualcuno mi ha toccato e io mi sfido, tocchi tu il Signore, oppure è un momento di nostalgia o di emozioni dove senti la presenza di Dio, ma non c'è mai un trasferimento di virtù da Lui a te. La vita di Dio. Alleluia. Andiamo oltre. Giacomo. No, atti, atti 4. Alleluia. Atti 4. Versetto nove: Se oggi noi siamo esaminati intorno ad un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere come Egli è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò che è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, in virtù di Lui compare davanti a voi quest'uomo completamente guarito. Questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo e in nessun altro. Vi è salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Questo fa riferimento allo zoppo che è stato guarito, quello zoppo che era presso la porta bella. E noi usiamo questo, questo versetto, lo estrapoliamo per, per dire agli altri che solo nel nome di Gesù si può essere salvati, perdonati dai peccati. È vero, ma nel giusto contesto di questo versetto e lo hanno detto perché quest'uomo che era zoppo adesso cammina. Era nel contesto di guarigione. E come, come dire, velocemente, dice, in nessun altro vi è guarigione, Nessu, in nessun altro nome vi è guarigione. Se quest'uomo ha ricevuto Soso, se ha ricevuto Soso, il tocco di Dio, se ha ricevuto la vita di Dio, la zoe vita di Dio in lui, è semplicemente perché è in quel nome, quel nome, il nome di colui che voi avete crocifisso, ma che il Padre lo ha risorto dai morti. Alleluia! La vita di Dio sta nel suo figliolo. E noi lo riceviamo quando il sangue di Gesù Cristo viene applicato alla nostra anima, al nostro corpo e al nostro spirito. Il nostro spirito viene vivificato, la nostra anima viene liberata e i nostri corpi vengono guariti. Alleluia! Un unico sacrificio. Egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni. Alleluia! Gesù ha pagato il prezzo per le nostre iniquità, il castigo per la liberazione della nostra anima, l'ha sofferto lui e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Gesù ha provveduto per la liberazione co completa, la salvezza completa di spirito, anima e corpo. Ricordiamoci. Andiamo avanti. Vado verso la conclusione. Giacomo. Cinque. Alleluia. Gloria a Dio. Giacomo, capitolo 5. Scusatemi, avevo aperto. Ok. Leggeremo dal versetto 13. C'è tra voi qualcuno che soffre afflizione? Questo soffre afflizione non ha necessariamente a che fare con, con la malattia soltanto, ma qualsiasi avversità che ti affligge. Un altro, un altro significato della parola assoso è preservare, sanare, appartare. Un'altra. Un, 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 uh, un altro significato della parola che e, e lo leggo qui e dice riparato, riparare, aggiustare, rendere sano la vita. Ricordatevi che quando Dio ha creato, il primo Adamo lo ha creato perfetto. Sono passati 6.000 anni da Adamo a ora. Adamo doveva ancora vivere, mangiando dall'albero della vita. Alleluia. Dio ha determinato a motivo del peccato, il peccato che cosa ha portato? Ha portato la malattia, ha portato l'oppressione, ha portato il tormento, ha rubato la pace. Oggi come oggi lo vediamo distruggere famiglie, distruggere città. Con la povertà, con il malessere emozionale, fisico, spirituale, distruggere vite. Il salmista dice: molti sono le afflizioni dei giusti. Ma il Signore ce ne libera ogni tanto da qualcuno. Ci libera da quanti? Da tutte. O Dio è verace o noi siamo un bugione. Dio è Io non voglio dire che Dio è verace e io predicare qualcosa di diverso. Chi ha creduto? ha detto il, il, Isaia, ha detto chi ha creduto alla nostra predicazione? E a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? A chi è stata rivelata questa parola? E noi abbiamo, predichiamo sempre un sermone per la salvezza delle anime. E poi un altro sermone per la guarigione dei corpi. E un'altra ancora per la liberazione. Io dico che l'efficacia della salvezza... Infatti Paolo dice ai Romani... Dice, ma come possono credere se non c'è chi predica? Come, come, si può, come puoi tu avere fede e credere in qualcosa che non ti è predicato? Questa è la parola che dice Paolo, scrivendo ai romani, italiani. Mm, e scrivendo dice, ma come si può credere se qualcosa non ci è predicata, se non abbiamo recepito, ricevuto una rivelazione dalla parola di Dio? Come si può? Però quello che abbiamo ricevuto, e credo che tutti noi abbiamo creduto che Gesù è il nostro Salvatore che ci perdona, è morto per i nostri peccati, questo ci abbiamo creduto, Amen. Amen. E se siete qui è perché ci avete creduto? Amen. Vorrei crederci. Amen. Amen. Alleluia. Però sono qui non per dirvi una novità. perché teoricamente noi sappiamo che Gesù ha pagato il prezzo anche per le nostre malattie. E ha pagato il prezzo anche per la nostra liberazione. Perché abbiamo difficoltà ad accettarlo. Abbiamo difficoltà ad accettarlo perché non c'è una parola per tutte e tre. Perché noi diciamo salvezza è sempre ristretto al perdono dei peccati ma quando diciamo salvezza io credo che nella, nella prima chiesa quando si predicava salvezza includeva guarigione e liberazione c'era meno lavoro da fare nella chiesa ma sapete che con ogni tentazione il Signore ha già provveduto a una via d'uscita e io credo che il Signore ha detto ok Lavoriamo insieme ai nostri ai, ai, lavoreremo insieme ai, ai miei figli per portarli avanti e eventualmente portarli fino alla libertà. Ma se predichiamo al mondo da ora in poi non parliamo solo della salvezza del, 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 del perdono dei loro peccati, parliamo, predichiamo insieme il perdono dei peccati, la guarigione e la liberazione, perché fa parte dello stesso sacrificio, non ce n'è un altro sacrificio, è l'unico. Vado avanti, sto per concludere. C'è tra voi qualcuno che, che soffre afflizioni. Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti di lode. C'è tra voi qualcuno infermo? Diciamo insieme: chiami. Chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino su di lui ungendolo di olio nel nome del Signore e la preghiera della fede. Soso, il malato, e il Signore lo ristabilisce. All'originale dice lo fa rialzare e molti commentari dicono che questo intendeva dire che... Si chiamano gli anziani, gli anziani vengono a casa, pregono per i malati e la preghiera di fede li fa rialzare. Ma nota qualcosa di straordinario, questo mi ha colpito, siete pronti per questo? Nota no questo. E la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà, e se ha, se ha commesso dei peccati? Cosa è successo qui? Perché la parola della fede, la preghiera fatta in fede, ha rilasciato la Zoe vita di Dio che è entrato nella vita, ha portato guarigione, ha risanato, ha rialzato. E se c'era già dietro un peccato, un qualcosa nella sua vita, automaticamente, perché non dice chiedi perdono al Signore. Esatto, è scontato che quando il Signore viene per guarire, se c'è qualche peccato rimuove anche il peccato, perché la vita di eh, ascoltatemi, perché la vita di Dio non può entrare in un credente e non compiere un'opera completa se ci credi. Se non ci credi Farà una terza del, un terzo del suo lavoro: porterà perdono dei peccati, o porterà guarigione, o porterà liberazione. Per questo abbiamo bisogno: un raduno per, per questo, un raduno per l'altro e un raduno per l'altro ancora. Ma io dico: so, so, l'opera di Cristo è completa. Alleluia. Alleluia! Gesù è morto per i tuoi peccati, ma è morto anche affinché tu, il tuo corpo, fosse guarito. Il problema è che siamo handicappati. Scusate, sai perché siamo handicappati? Perché abbiamo creduto solo nel perdono dei peccati. Poi se Signore vuole, ci si guarisce. E poi il Signore vuole ne libera. Ma come si può? Come si, come si può separare? Come si possono separare queste, questi tre benefici che camminano insieme attraverso uno spargimento di sangue. Un'opera sola. L'opera salvifica di Cristo è una sola. Non ce n'è due, non ce n'è tre, ce n'è una sola. Se ci crediamo in una, avremo solo? Per questo la scrittura di quando dice alcuni il 30, altri il 60, altri il 100, questo era un modo di dire. Non dicevano il 33,3%, o il 67%, oppure il 100, dice 30, 60 e 100 come per dire un terzo. Quanti di voi credete che Gesù ha compiuto e non c'è null'altro da aggiungere al suo sacrificio? Alleluia! Cosa posso, cosa Possiamo fare noi adesso per cambiare il nostro modo di pensare? La parola è già venuta, l'avete ascoltata? Dicevo alla, alla, agli studenti della scuola biblica: sapete quelli che fanno il salto, il salto in alto, se c'è l'asticella. Noi vogliamo che la nostra fede cresca, amen. amen. No, okay. Siamo di quelli che vogliamo che la, che, che la nostra fede cresca. Amen. Ok, C'è questo gruppo qua che dice amen, però no, non sono ancora convinti. So, figliolo, diciamo insieme: amen. Oh, yes, amen. alleluia, per far crescere la nostra fede. Se spostiamo l'asticella per rompere, come si dice, per superare il record e battere per battere il record, bisogna sempre andare verso l'alto e mai abbassare l'asticella. Il Signore ci porta di vigore in vigore, ci porta di fede in fede. Perché di fede in fede? Una volta che abbiamo superato e la nostra fede è ferma e stabile eh, su un livello di fede dove l'asticella è posto e il muscolo della tua fede è così sviluppato da farti superare, superare questa astricella 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte. Ma il Signore dice aspetta. Fammi alzare questa asticella e la mette, la mette sempre più in alto, in alto. Tu cercherai di saltarlo e non ci riuscirai prima. Man mano che addestri te stesso, eserciti te stesso nella fede, vedrai che la tua fede crescerà al punto di poterlo superare. Che cosa stai facendo? Ti stai aprendo ancora di più alla vita di Dio. La sua vita di Dio entra in te e comincia a riprodurre quella sua energia, quella sua forza, quel suo vigore che ti fa saltare ancora di più in alto. Quando ero bambino, Paolo dice pensavo da bambino, ma ora che signor anni possiamo mangiare o bere sempre il latte. Non dobbiamo noi crescere fino a mangiare carne e infatti, Paolo stesso li rimprovera: dice Dovreste mangiare carne, ma ancora vi devo dare il latte. E siamo sempre ai, ai principi basilari del cristianesimo: stiamo sempre iniziando, siamo sempre per cominciare, iniziare, sempre da capo. Signore, aiutaci, apposta ne sentiamo abbelliti. Dovremmo essere veramente stanchi perché siamo allo stesso livello. Questa dovrebbe essere la nostra stanchezza. Abbiamo bisogno di essere sfidati e il Signore desidera sfidarci. La prima cosa che dobbiamo applicare alla nostra vita è che Gesù ha compiuto l'opera. È completa, so so, è salvezza assoluta in spirito, anima e corpo. Egli non solo ha perdonato i miei peccati, ma ha liberato l'anima mia. E ha guarito il mio corpo quando? Duemila anni fa. Che ci manca? Mi manca la fede per applicarlo quest'oggi. Quindi l'unica cosa che deve crescere in me è la fede. È la fede. E io dico, Signore, portaci a quel livello di fede dove noi possiamo veramente credere che non solo. Quanti di voi cre cre veramente credete che se, pe pe se peccate, commettete un errore, un peccato, che Dio subito voi lo confessate e vi perdona? Vi dico quanto è facile. Perché è difficile la guarigione. Lo stesso sacrificio. Lo stesso sacrificio. Alziamoci in piedi. Nel libro di Numeri, al capitolo 21, c'è la storia, la storia di Mosè, quando il popolo si lamentava, per motivi di tempo non sono entrato in quella, quella parte della lezione, ma il popolo si lamentava, era ma sempre stupano a mangiare, sempre stessa cosa. È possibile mai, compare? Non si stanco tu. Eh, che ci possiamo fare, compare? stia a vita di Romosene, putta qua. Psh, non era meglio in Egitto? Parole dette al vento, però trasportate fino all'orecchio di Dio, e Dio sentì. Quella, quella lamentela, e Dio che suppliva ad ogni loro bisogno, ma per motivi di lamenti, di mormorì, ma sempre stessa cosa. L'ira di Dio si scatenò contro Israele e tutto ad un tratto apparirono dei serpenti velenosi che cominciarono a mordere il popolo di Dio. Molti morirono fino a quando Mosè intercedette per il popolo, il Signore si pentì e gli disse: Mosè, fai una, fatti un, un serpente di rame, di bronzo, e mettilo su un'asta, e chiunque guarderà e continuerà a guardare. Sarà guarito. Oggi noi sappiamo chi è stato appeso, sappiamo chi è stato appeso su, su un'asta, su un duro legno di croce. Gesù Cristo rappresentato nell'Antico Testamento da un serpente, perché il serpente? Perché serpente rappresenta la maledizione di Satana e Gesù è diventato maledizione perché la scrittura dice: 'Maledetto è colui che è appeso al legno'. Gesù è stato maledetto affinché noi fossimo benedetti, affinché noi fossimo guariti, affinché noi fossimo liberati, sanati e salvati. Ma la scrittura dice: Coloro che guardavano, intentamente e mantenevano gli occhi fissi sul sacrificio, sul serpente come noi dovremmo fare, con gli occhi nostri sempre rivolti verso il, la, la croce e il Calvario. È come toccare il cuore di Gesù, non c'è nulla che tocca il cuore di Dio come un popolo che abbraccia la croce del Calvario quello è stato il momento più doloroso del cuore di Dio vedere l'innocente suo figlio appeso lì su quel duro legno di croce e dire o oh, disinteressarsi di, della possibile guarigione e, e dire ma è più facile andare da un medico io io non sono contrario, l'ho detto un sacco di volte, non sono contrario al medico, ma dico se vado dal dottore perché non vado prima dal dottore Gesù? E dico almeno, padre, aiutami in questa situazione, aiutami ad esercitare la mia fede perché io voglio che tu mi guarisca, io voglio che tu sia il mio medico, io voglio che tu sia il mio guaritore. E poi se non ce la fai, ovviamente vai a vedere il dottore quattro pinnoli e una puntura e sicuramente ti mette a posto però poi ti ritorna e poi ritorni nuovamente dal dottore e poi ti ritorna il problema e poi ritorni dal dottore ma io vi dico che quando Gesù Cristo guarisce ti guarisce una volta e per sempre alleluia, alleluia. mia testimonianza a cotta ma io a venere una volta all'anno mi dissero ma siccome non sono andato dal dottore sono andato da Gesù Cristo. Amen. E il Signore mi ha detto lottalo. E l'ho lottato in fede. Sei settimane l'ho lottato questa cosa. Finalmente mi è passata. Ma sapete? Sono quasi venti anni. Non mi è venuta mai più. Amen. Alleluia. Perché Gesù mi ha guarito. Ma una, sai una puntura, quattro cose, quattro pinne. Mi poteva pure passare. Non c'è nessuno come Gesù Cristo. Amen. Guardiamo la croce. Guardiamo il calvario. E siamo guariti perché il prezzo è già stato pagato. Padre, nel nome di Gesù Cristo, ognuno abbia il coraggio di fissare lo sguardo e gli occhi sul Calvario, sul duro legno di croce. E non mollare, se non prima virtù, la zoè vita di Dio, scaturisce da quella visione, da quel ritratto meraviglioso. Signore che entra dentro di noi e non solo guarisce i nostri corpi e se abbiamo commesso qualcosa di sbagliato ci sarà perdonato anche quello. Padre, la soevita di Dio, la tua vita, la tua vita, la qualità di vita che hai tu, quella tu ci hai donato. E noi ti ringraziamo Padre perché alla nostra vita ha portato il benessere, ha portato la salute. E prima di dirla agli altri, Padre, fa che ognuno di noi la possa sperimentare attraverso la fede. Signore, tutti abbiamo sentito la parola stasera, l'abbiamo ascoltata. Fa che o ciascuno di noi se ne possa appropriare di questa parola, affinché la, la nostra testimonianza del Vangelo di Gesù Cristo possa essere efficace per quelli che non ti conoscono. Ti diamo tutta la lode della gloria. Benedetto sia il tuo popolo. È il tuo nome ora e sempre per Gesù Cristo. Amen. Amen. Dio vi benedica.